Ti dà fastidio la luce? No, 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 prove. Commento. Ma allora, ero preoccupato perché abbiamo parlato delle feste, abbiamo parlato insomma degli impegni che hanno avuto i ragazzi. La partita di Napoli mi aveva acceso un piccolo campanello d'allarme, ma sono stato fortunatamente smentito. Secondo me, avevamo fatto i primi due tempi ad altissima intensità, ho rivisto veramente la squadra, la squadra bella, forte che abbiamo ammirato le prime partite. Abbiamo avuto un piccolo calo al terzo tempo, ma loro hanno cambiato tipo di gioco dal terzo al tempo, terzo e quarto, sono iniziati a andare con il doppio centro e cercavano di limitare i nostri contropiedi, hanno adottato un pressing molto forte, però alla fine poi siamo riusciti a reggere con calma e a portare a casa una partita, secondo me è una vittoria meritata, siamo sempre stati davanti. Quindi sono molto soddisfatto perché sono tre punti importanti contro una squadra, ripeto, forte. Nonostante il calo del terzo tempo, in realtà però non è mai sembrato andare in affanno la squadra, no? No, però loro sono una squadra che in molte partite sono andati sotto all'inizio e poi recuperano. Io ho visto tutte le loro partite di Champions con i video, hanno fatto anche una partita che in casa con lo Spato perdevano 5-1, 5-2, poi alla fine hanno vinto 12-11. Quindi è una squadra che poi riesce sempre a trovare, i tedeschi sono un po' così, in linea di massima, riescono poi a trovare le energie, siamo stati bravi, siamo anche stati lucidi a fare un gol importante da un certo punto a uomo in più, che avevano appena fatto loro, erano andati sotto di uno, sempre gol, due gol in fotocopia presi dal secondo palo, con due errori quindi della difesa, errore nostro, poi fortunatamente l'hanno fatto anche loro. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo forse chiudere la partita anche con più gol, ma direi che va bene così. Adesso sono contento che abbiamo una settimana finalmente piena per stare assieme a lavorare, che non capitava da tanto tempo e niente, spero che settimana, adesso sabato giochiamo con la Florenza, ma poi abbiamo una settimana piena dove non c'è nazionale, non c'è nulla e quindi sono contento di avere a disposizione tutti. Indipendentemente da come vada il derby croato alle 8:30, questi tre punti comunque vi mettono in una posizione ancora più bella in questa classifica, no? Sì. È un altro passetto. Sì, io dico, sai, io vedo la classifica, l'ho guardata l'altra volta perché mi è capitato, ma sinceramente non sapevo neanche, sapevo che noi eravamo secondi, ma non sapevo le distanze dalle squadre. Secondo me mancano ancora troppe partite e tra l'altro io non sapevo, tra le varie cose che non so, che non sapevo, che si rinizia al contrario. Quindi noi avremo l'ultima con lo Spato in casa, sarà una brutta partita, una buona squadra. E poi riniziamo, andiamo a Spalato, andiamo a Berlino con lo Spandau e le ultime due siamo fuori casa con Olimpia e con Sassuolo. Quindi secondo me è veramente ancora tutto da definire, mancano 8 partite, 21 punti, quindi è chiaro, noi dobbiamo continuare a lavorare giornata per giornata e portare a casa il risultato. Io ritengo che la partita con lo Spalato di tra 10 giorni potrà essere una partita dove se facciamo 3 punti potrebbe essere una partita che ci dà veramente decisiva no, ma che può darci, sì, può darci tanto anche a livello proprio di, perché poi avremo dopo quelle due, avremo le due trasferte con loro, poi ne abbiamo 3 in casa, Mladost, Dubrovnik e Hannover, e secondo me lì giocava la qualificazione, però sono tutte partite da giocare a questo livello, è impensabile poter dire, è un campionato bellissimo con tutte squadre fortissime. Altro? Io solo bisogno di chiederti al volo il programma di domani e dopo in vista di sabato.